Apriamo la nostra pagina dello sport con il nuoto. Damiano Lestingi risponde presente alla chiamata per l'Europeo in vasca corta di Herning in Danimarca. Il tritone è riuscito nell'impresa di conquistare la prima piazza nel centro dorso, la gara sulla quale puntava per stappare la qualificazione alla competizione del vecchio continente. Grazie all'ottimo crono di 52 secondi e 8, il migliore in classifica generale, è proprio il tempo che il tecnico Fabio De Santis si auspicava per il suo allievo, nonché parziale che risulta anche il migliore personale di Lestingi in questa stagione. Ora la palla passa alla commissione tecnica che nei prossimi giorni dovrà confermare la convocazione del Civitavecchiese all'Europeo. Risultato non entusiasmante invece per Luca Mencarini, che non essendo un centrometrista chiude la gara in sesta posizione con un tempo di 54 secondi e 91, crono che risulterà il decimo in classifica generale. Il campione del mondo juniores non ambiva ad eccellere nei 100 dorso, per lui il Gran Premio Italia è, come aveva detto anche lo stesso tecnico De Santis, solo un test in previsione proprio dell'Europeo di Herning, al quale è già qualificato grazie al tempo ottenuto al Mondiale di Dubai. Domani i 200 dorso per entrambi. Passiamo alla pallavolo, sesto turno di campionato per le squadre locali impegnate nelle varie categorie di pallavolo. Il primo impegno è domani alle 16 al Corsini La Rosa, quando la serie di maschile dell'ASPA affronterà in casa l'Afro Giro Volley. Alle 18.30 invece al Palazzetto giocherà la prima squadra maschile dell'ASP Serie C. I ragazzi guidati dall'head coach Cristini si troveranno contro la seconda in classifica Tuscia Volley. Chiude il programma la Tirreno Power Serie D femminile, che domenica alle 16 a Roma sfiderà la nuova Volley Ostia. Dopo 5 partite le ragazze di Capitan Morini sono ancora imbattute e vorranno continuare la propria striscia positiva. La formazione maschile della CV Volley, allenata da coach Franco Accardo, sarà ospitata sul rettangolo del Monte Porzio Sharks, temibile sestetto che occupa attualmente la quarta casella in campionato Serie C e che è a quota 11 punti. Riposerà invece nel campionato di Serie B2 femminile il sestetto della Comal Privilege targato coach Trapiano. E passiamo al calcio a 5. Domani alle 15 andrà in scena nell'undicesima giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5, che prevede match impegnativi per entrambe le formazioni locali. Il Civitavecchia di Elso De Fazzi affronterà al Palazzetto il quintetto dell'Albano in un vero e proprio scontro salvezza. I nerazzurri sono chiamati alla prova d'orgoglio dopo le ultime pesanti sconfitte. L'Atletico di mister Fabrizio Nunzi invece ospiterà sul sintetico di San Liborio il CT Eur, seconda forza del campionato, è ancora imbattuta. I gialloblu hanno messo in campo buone prestazioni nelle ultime gare, ma senza raccogliere nemmeno una vittoria. Una buona occasione dunque per dare filo da torcere sul campo di casa alla temibile formazione romana. Basket, impegno proibitivo in Serie C2 per la Stemar cestistica Civitavecchia, che sfiderà fuori casa il San Paolo Ostiense. La partita, che inizierà alle 17.30, proverà lo stato di forma dei rientranti Marcon e Dauria. Per quanto riguarda il basket femminile, la Valentino Auto sul campo del Latina alle 19 deve cercare di vincere per puntare a conservare il primo posto nella classifica del girone centro del campionato di basket femminile. Femminile Serie A3. Pallamano si giocherà domani alle 20.30 la quinta giornata di campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Al Chiara Grammatico, per il secondo impegno interno consecutiva, arriva il Prato. La Flavioni è reduce dal KO contro il forte Ferrara, ma ha dimostrato di essere già un big del campionato. E concludiamo con l'hockey, secondo impegno interno consecutivo per gli sniper Rosati Utensili, che domani alle 20.30 al Pala Mercuri affronteranno la Libertas Forlì per la quinta giornata di Serie A2 di hockey online. I Civitavecchiesi sono reduci della prima vittoria in campionato, 9-5, contro il Legnaro, e punteranno a ripetere il successo. Ma questa era l'ultima informazione appunto per l'edizione del TG Alto Lazio. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci.